Buon pomeriggio, il mister è a vostra disposizione. Chi comincia? Franco? Prego. Buonasera mister. Allora, visto che siamo arrivati alle battute finali, volevo chiederle se in una partita da dentro o fuori come quella di domani sera contro il Cittadella, che tra le altre cose in trasferta nel giorno di ritorno ha perso una sola volta a Pisa, c'è bisogno più di un discorso mentale o un discorso fisico? Grazie. No, questa si chiama la partita, diciamo, della vita, fra virgolette. Bisogna mettere gli elmetti in testa, no? Questa è una partita da elmetti, da andare a fare quelle partite dove bisogna dare tutto, bisogna buttare il cuore oltre l'ostacolo. Molte volte in queste partite non conta l'aspetto tattico, tecnico, ma conta l'aspetto proprio motivazionale. Noi abbiamo delle motivazioni che sono nettamente superiori a quelle del Cittadella. E quindi, come si dice in queste partite, mettiamoci l'elmetto in testa e andiamo a combattere per portare a casa questa vittoria, che dipende da noi. Poi gli altri risultati, certo, ce li guarderemo se noi non riusciremo a ottenere quello che dobbiamo ottenere. Però sono queste le partite che dobbiamo fare. Ci siamo preparati bene, con i nostri piccoli problemi che ci sono sempre, però abbiamo detto siamo in un buon momento, abbiamo dimostrato di arrivarci in una buona condizione fisica e mentale. E adesso non vediamo di giocare questa partita. Walter Leone, Gazzetta dello Sport, Tifo Cosenza. Allora, mister, credo che abbia già detto tutto, abbia fatto la sintesi di quanto sia importante questa partita. Aggiungo un tassello che già in passato si è rivelato determinante. Credo che domani sera non ci saranno meno di 10.000 tifosi. E No, ma questo è questa credo che No, sia, al di là delle motivazioni, no? No, no, beh certo, no, quello l'avrei dopo detto, che l'aspetto del pubblico per noi sarà fondamentale. Sono già venuti a incitarci, a chiederci di fare questo primo step, cioè di arrivare ai play-out, e quello che io avevo promesso quando sono arrivato, di cercare di portare questa squadra ai play-out, è l'ultimo passo. Quindi già ieri ci hanno dato un incitamento, ieri o ieri l'altro, scusate, non mi ricordo se è ieri o Ieri. ieri. E quindi per noi domani sarà fondamentale avere l'apporto di questi 12-13 mila spettatori che nei momenti di difficoltà ci trasceranno a questo piccolo traguardo, che penso che sia già veramente importante. Perché io tutti i giorni con i miei collaboratori, con i direttori, con il presidente, ma anche con gli stessi giocatori, rifaccio il film delle mie 12 partite. Io ho in mente ancora la vigilia delle tre partite di Monza, Benevento e Cremonese. Noi eravamo i candidati a essere retrocessi, da tutti. E invece noi ci siamo ricompattati, avevo detto che bisognava fare un'impresa, l'impresa l'hanno fatta con il Benevento, e poi piano piano da lì abbiamo cominciato a mettere punti e oggi ci giochiamo questa possibilità. Penso che ce lo meritiamo, ce lo merita la società, i giocatori, i tifosi, perché anche a Pisa, oltre quelli diciamo del nord, ma io ho incontrato fuori gente che ha fatto 12 ore di macchina, mi dice: «Viste, adesso ritorno indietro», quindi lo dobbiamo anche a loro per i sacrifici che fanno. E poi dobbiamo essere bravi perché dobbiamo darci la possibilità di giocarci queste due finali. Penso che quando sono arrivato io ho sempre parlato di questo e non vorrei toppare su questo, quindi speriamo che nel mio cuore vorrei mantenere quello che ho detto il primo giorno che sono arrivata, quindi di andare ai play-out. Poi le finali, sapete, avete visto ieri sera, grandissimi campioni a livello mondiale che in 3 minuti si sono giocati la cosa più importante, diciamo, nel calcio, cioè la finale di Champions. Pippo Gatto, nuovacosenza.com. Sì, mister, buonasera. Al di là del fatto che domani è necessario vincere, fra Alessandria e Vicenza, nell'eventualità dovesse il Cosenza affrontare i play-out, non dico preferenze, ma quale squadre non vorrebbe incontrare? Io devo guardare la mia squadra, sinceramente la guardo anche poco, ho fatto fatica a guardare a fondo Monza, Benevento e Cremonese. Io devo lavorare sui miei difetti e esaltare i nostri pregi, quindi siamo tutti forti e tutti deboli allo stesso punto. Se siamo lì abbiamo dei pregi e dei difetti tutti, quindi
sicuramente non sta a me individuare chi è la squadra. Io voglio arrivarci, il Cosenza vuole arrivarci, poi qui chi prendiamo non lo so. Tanto arriviamoci noi e poi vediamo, perché le squadre tutte, quelle che hanno lottato, hanno dei pregi e dei difetti, quindi non c'è una meglio o una peggio. E poi sinceramente io da quando sono arrivato, vi dico una verità, ho sempre guardato poco l'avversario, ho sempre cercato di migliorare il mio Cosenza. E se vedete nelle ultime partite c'è stato questo miglioramento. Al di là dei, mi ricordo un signore che scriveva su Tutto Sport, che io ero in debito di punti. Ora ho fatto 13 partite, 13 punti, quindi abbiamo migliorato anche questa media. E quindi dobbiamo ancora migliorarla, con la partita di domani cercherò ancora di migliorare questa media. Perché poi noi le prestazioni, tolto, ho detto Terni che l'abbiamo toppata per colpa mia, la squadra l'ha fatta le prestazioni, perché anche Cremona che abbiamo perso è stata una, siamo stati in vantaggio, abbiamo avuto l'occasione per fare il 2-2, secondo tempo è stata in bilico e non siamo stati bravi a riaprirli. Domenica è stata la prova che questa squadra ha un'identità forte, era andata in svantaggio dopo 5 minuti contro una candidata che doveva vincere il campionato e poteva finire in goleada, invece siamo stati bravi, soffrendo nei momenti di difficoltà, perché ci sono state, specialmente i primi 12 minuti del secondo tempo, grande difficoltà. Poi ha buttato dentro due ragazzini e tre che hanno fatto quello che tutti sapevamo. Ecco perché qualche volta voi vi meravigliate di qualche scelta. E io faccio le scelte in base a quello che percepisco. C'è stato un momento per dire, sentivo anche, perché non gioca Florenzi? Florenzi non sta in un momento di grande condizione, quindi devo salvaguardarmelo. Quindi se il primo tempo l'avrei buttato, che la palla era sempre sporca, avrei perso un giocatore che poi nel secondo tempo avete visto come lui riesce a pulire le palle. E avevo bisogno di queste. Le scelte sono in base a queste. Sempre le faccio per il bene del Cosenza, non per creare meriti a me o ad altri giocatori. Poi sbaglio, sai quante volte ho sbagliato, quante volte davanti allo specchio io mi dico hai sbagliato. Però lo faccio per il bene del Cosenza, vi giuro che una sofferenza come sto patendo adesso in 21 anni di carriera non l'ho mai avuta, proprio perché tengo alla squadra che sono arrivato. Mia moglie mi ha visto dopo 20 giorni, mi ha detto o hai fatto una dieta o hai perso 3-4 kg, però la tensione che mi porta a cercare di portare il Cosenza così, mi sono visto anch'io, cioè non mi guardo allo specchio io perché sono sempre vestito così, però veramente mi porta via tanto. Pier Giorgio Giorno, il Dott. Sì, salve mister. Le volevo chiedere, è più grande il rammarico di aver perso quei 6 punti nei minuti di recupero, dove a quest'ora staremo parlando di altri discorsi, oppure la consapevolezza, nonostante le difficoltà, di essere ancora artefici del proprio destino? Non guardo mai al passato. E quindi i miei 6 punti li abbiamo persi per demerito nostro, qualcosina per demerito degli altri, però non guardo mai indietro. Sono più consapevole di aver fatto un percorso di una squadra che è partita per un obiettivo e lo sta centrando. E quindi volevo arrivarci in queste condizioni. Ora sono tranquillo, se affronto una partita non ho, diciamo, grossi timori di dire non sono all'altezza di giocare con quella squadra. Ora posso vincere, perdere, pareggiare, però so che me la gioco con tutte, avete visto le ultime. Forse l'ultima che non abbiamo giocato è stata con il Monza, forse di una categoria, diciamo, un po' troppo superiore per noi. Le altre le abbiamo giocate e quindi questa mi dà la consapevolezza del lavoro che ho fatto. E quindi arrivare all'ultima giornata e essere padrone del prossimo destino mi rende tranquillo, perché non ho bisogno di aspettare gli altri giocatori. Poi, se nella sfortuna io non sono in grado di aver fatto quello che dobbiamo fare, certo che spererei di una mano anche dagli altri, come tutti. Antonio Clausi, Cosenza Channel, la CNews. E mister, ha detto che Florenzi non è al meglio, come stanno tutti quanti gli altri dopo la rifinitura? Questa settimana è stata una settimana, ve lo dico, particolare. Ogni giorno perdevo un pezzo, poi lo recuperavo, poi lo riperdevo. Non vi sto a fare l'elenco per non dare punti di riferimento, ve lo dico, dai. Abbiamo dei problemi seri, abbiamo Camporese che non è convocato, e abbiamo 2-3 giocatori che hanno saltato allenamento anche oggi, e vi dico Caso, e vi dico Vallocchia, e vi dico ieri Florenzi gli ho fatto fare mezzo allenamento. Poi chi era quell'altro? L'Arrivei fino a ieri l'altro non ha fatto l'allenamento perché veniva
da un'influenza pesante. Zilli dopo la partita ha accusato una stanchezza, quindi il primo giorno non ha fatto allenamento. Forse è stata la settimana più pesante che abbiamo dovuto fare. E quindi, però poi oggi, tranne quei due o tre che ti ho detto che non hanno fatto allenamento, ho visto una squadra serena, consapevole che si può giocare anche se mancano anche 3-4 giocatori, perché noi ci siamo allenati sempre perché se c'era l'emergenza dovevano essere bravi gli altri. Dispiace se mancano dei giocatori importanti, però non posso farci niente io, perché se hanno dei problemi seri non posso farci niente. Però vediamo, ci abbiamo ancora 24 ore e un po' di più, speriamo che qualcheduno riesca a dare o venire in panchina o a darci una mano per la partita. Domanda del giovane Giovanni Verre, della CNews. Buonasera mister, volevo chiederle qual è stato il momento più complesso da quando è sulla panchina del Cosenza e qual è invece quello più esaltante? Questa settimana è stata complessa, ho detto, perché proprio dei giocatori ogni giorno me ne mancava uno e quindi dovevo stare attento, poi non fare danni a farne fare un altro. Sapete che io lavoro molto, quindi devo stare attento. Se avete visto però problemi muscolari non ce n'è stato e sono strafelice di questo, perché tutti dicono che lavoro tanto, poi evidentemente lavorare tanto serve. Il momento più brutto è stato dopo la partita del Monza, perché quando mi sono chiuso nella mia stanza ho detto se non facciamo punti in queste due partite, noi a 5 partite adesso non so quante mancava, adesso possiamo veramente essere quasi spacciati. Quindi ho detto devi fare di tutto, anche se sono due corazzate, ma devi trovare la chiave per fargli fare dei punti in queste due partite. Poi che erano 3, erano 2, erano 1, non lo so, ma dovevamo fare punti. E quindi ho detto rendi più sicuri i tuoi giocatori, non stressarli anche se fanno qualche errore, e quindi vai a fargli giocare una partita. Il Benevento secondo me è stato il momento più bello quando abbiamo vinto la partita, perché lì veramente ho visto negli occhi i giocatori che hanno detto beh, qualcosa di importante l'abbiamo fatto. Quello che mi ha emozionato, io mi emoziono ancora, vi dico la verità, non faccio fatica a piangere ma mi emoziono, ed ho finita la partita del Pordenone dove tutto lo stadio ci ha incitato, mi ha sorretto, e vi dico la verità che mi sono emozionato e vorrei ripassare un altro momento così domani sera. Walter Leone, ancora. Mister, una domanda a livello di statistica. Il Cosenza è la squadra in Serie B che è riuscita a segnare prima dell'avversario meno di tutti, 10 volte, alcune è riuscita anche a vincerne poi le partite, mentre il Cittadella è la squadra che una volta che va in svantaggio non riesce quasi mai a recuperare, c'è riuscita soltanto 3 volte. Speriamo di, che la cabala sia che noi siamo in vantaggio così non riesce a recuperare. Questa cosa qui non ci ho fatto caso, dico la verità, perché con me poi qualche volta siamo andati in vantaggio e ci hanno recuperato. Crotone, Ferrara, Alessandria, Cremona, cioè Lecce. E quindi questo non ci ho fatto caso, che noi siamo una delle poche. Secondo me il Cittadella è una squadra, la classica squadra di Serie B, difficile da giocarci contro, giocano in 30 metri, sono stretti, ti vengono a aggredire su ogni palla, quindi hanno una mentalità veramente importante. Sono una delle ultime squadre, cioè di quelle che hanno sempre raggiunto i play-off e per 2 anni sono arrivati alla finale e non l'hanno presa. Solo quest'anno penso che tanto che non arrivano al play-off. Quindi spero che domani vengano un po' più rilassati, cioè, spero, ma non dubito perché so la loro mentalità, però noi domani dobbiamo fare la partita, cioè dobbiamo cercarla di fare, dobbiamo essere molto lucidi su ogni palla. Cittadella è molto lucido su ogni palla, tutte le volte che riconquista palla è un problema e quindi dobbiamo essere bravi a non fargliela conquistare, oppure fargliela conquistare in zona alta loro, non vicino alla nostra porta. Ancora Franco Segreto. Mister, allora par di capire che ci sono problemi in ogni reparto. Ha parlato prima di Camporese, non ci sarà, ha parlato di Florenzi, quindi anche a centrocampo. Palmiero so che ieri non si è allenato, non so se oggi... Non ho capito. Ho detto Palmiero ieri anche a centrocampo non si è allenato, non so se oggi si è allenato o meno.
Palmiero in attacco pare di capire che la Rivei ha avuto l'influenza, si è allenato poco, Casa ha detto che non sta bene, quindi mi sembra che sia una squadra un po' in emergenza, no, anche lì davanti il solo Laura, anche se Zilli, come diceva lei, ha avuto qualche problema che poi ha superato. No, ho detto che questa è stata una settimana sì, è tutto, diciamo, il domani mi riservo proprio, cioè, domattina faremo ancora allenamento proprio per queste situazioni che ci stiamo trascinando dietro dalla settimana. Questa settimana ho cercato di lavorare un po' più sulla testa che un po' più sul campo. Oggi la tranquillità che mi danno è che, nonostante che oggi non hanno fatto allenamento Caso, Camporese, che sono due giocatori importanti, ho visto una squadra tranquilla, cioè quello che abbiamo provato l'hanno fatto a 100 all'ora, quindi mi hanno dato quella tranquillità. È chiaro che domani dovrò vedere se riuscirò a recuperare anche altri due giocatori, cioè Camporese, Caso, e anche lo stesso Larivè, che due giorni che si allena, diciamo, a pieno regime. Però i primi due, dopo che siamo tornati da Pisa, l'ho fatto stare fermo perché aveva una brutta influenza, ricordate, non altre loro influenza, perché poi qui i tamponi noi ne facciamo veramente anche noi ogni giorno. Se uno ha una tosse, io ancora oggi, ieri me lo sono fatto per sentire, però la tosse, però siamo tutti così. E però ho detto, non bisogna piangerci esotro, perché nella partita topica, se stiamo a pensare a quello che ci manca, bisogna dire non posso togliergli energie, dispiace. Vediamo domattina se riusciamo a vedere se recuperiamo almeno qualche d'un altro. Grazie mister, grazie a tutti. A